L'assessore Paolo Rumor, do la parola a lei. Allora, buongiorno a tutti. Allora, devo dire che non conoscevo l'iniziativa che, nell'ambito della quale oggi sono stato invitato all'Università Pegaso. E allora questa mattina mi sono dilettato di navigare un po' nel sito e sono stato davvero colpito da alcuni elementi. Innanzitutto la semplicità del sistema che consente a uno studente di portare avanti un corso di studi universitari saltando completamente tutti i problemi che sono usualmente legati alla logistica. Ma semplicità anche nell'uso proprio dello strumento e del programma. Sono stato molto colpito perché ho provato proprio ad accedere a una lezione e ho visto che all'interno della lezione c'è la possibilità di prendere appunti che poi vengono catalogati e archiviati proprio con riferimento a quella lezione, di creare un glossario, di colloquiare con altri studenti in chat, e quindi tutte quelle cose che fanno da contorno alla lezione vera e propria, ma che la rendono, che la personalizzano, che consentono allo studente di farla propria. E quindi l'estrema semplicità del sistema, ma al tempo stesso l'efficacia. E questo secondo me si interseca benissimo e si sposa benissimo con uno dei concetti ai quali come amministrazione cerchiamo di riferirci, che è l'idea della smart city, cioè quell'idea di consentire attraverso l'uso delle nuove tecnologie la fruizione più semplice e più immediata e più efficace dei servizi ai cittadini. E in questo senso proprio a Venezia sono stati posati 150 km di fibra, proprio per consentire la connessione del cittadino ai servizi in questo caso. Un'altra cosa che ho notato è l'orientamento al lavoro, cioè tutto il sistema, sia per quanto riguarda i programmi, e la scelta delle materie, secondo me si percepisce che è un sistema che ha l'obiettivo di portare lo studente sì alla laurea, ma anche poi nel mondo del lavoro. Addirittura ho notato che c'è una sezione dove si dice si dà una sorta di vera e propria garanzia, no? La garanzia di trovare il lavoro al termine degli studi e in caso contrario di poter, adesso non so esattamente i dettagli, ma è concepito proprio come una garanzia commerciale. E questo è un po' un auspicio, questo orientamento al lavoro, mi auguro che si intersechi con un'altra delle linee guida della nostra amministrazione, che è quella di cercare lo sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare per i giovani. Questo soprattutto con lo sviluppo di Porto Marghera, ma anche con la creazione, credo primi in Italia, dell'Agenzia per lo Sviluppo, che ha proprio questa funzione di ricercare e attrarre investimenti che poi possono essere messi al servizio della collettività per lo sviluppo economico. E quindi il mio auspicio è che l'intersezione avvenga, cioè nel momento in cui questi ragazzi si laureeranno, che noi possiamo essere così avanti nel nostro compito da avere effettivamente creato dei posti di lavoro così da poter attrarre questi laureati a lavorare a Venezia. E infine un invito: Venezia sarà sempre disponibile ad accogliere le vostre iniziative, è una location, uno scenario che non ha bisogno di presentazioni e sarà sempre a vostra disposizione per convegni, congressi ed eventi di questo genere. Grazie. Pegaso, molto più di un'università.